Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo video tutorial di utilizzo del PC. In questa puntata vi vado a spiegare come mandare file ad altre persone di grosse dimensioni. Come ben sapete, con la mail si hanno delle limitazioni, tipo alcune mail permettono di mandare file fino a 50 mega, alcune mail fino a 100 mega. Un sistema per mandare file di grosse dimensioni è WeTransfer. Io adesso vi farò vedere a schermo come funziona WeTransfer, è molto semplice da usare e si possono mandare file fino a una grandezza massima di 2 gigabyte. Adesso andiamo a PC e vi faccio vedere come funziona WeTransfer. Allora, siamo su Google. Non c'è nessun programma da installare, semplicemente è un portale dove si andrà a caricare il nostro file, si segneranno delle email, quella personale è chi deve andare il file e questo file rimane salvato sul server di WeTransfer per 7 giorni. Comunque adesso vi faccio vedere a schermo tutti i passaggi da fare, molto semplici. Allora cerchiamo WeTransfer. Comunque in descrizione metterò il link del sito WeTransfer, almeno così se non siete, no, vi evito la ricerca su internet. Comunque WeTransfer, apriamo il sito. Qua come vedete noi useremo la versione free. La versione free si può inviare fino a 2 gigabyte. Vabbè, si può personalizzare i tuoi sfondi, mantenere i tuoi trasferimenti più a lungo, proteggere i tuoi trasferimenti. Invece con quella Pro che è a pagamento si arriva a inviare fino a 20 GB, salvare fino a 1 tera, c'è qualcosina in più, però a noi non ci interessa. Comunque andiamo alla versione gratuita e siamo già al nostro portale per caricare il file. Allora, per caricare il file, come vedete, c'è questa finestra. Allora, noi andiamo ad aggiungere un file che abbiamo sul nostro computer, comunque dice che al massimo sono 2 GB, molto semplice, noi clicchiamo sul più, andiamo a caricare un file, io adesso vado a caricare una foto, faccio apri e mi dice che ho aggiunto un file, potrei aggiungere altri file, quindi se faccio così, faccio file, posso aggiungere un altro file all'invio, proviamo. Facciamo apri, come vedete mi dice che ho 2 file aggiunti e ho ancora 2 giga di spazio perché comunque due foto ho consumato circa 2 mega. Invia una mail a, adesso io metto Alex P Channel. Poi qua mettiamo la mia mail perché comunque bisogna mettere il proprio indirizzo, quindi diciamo che allora qui mettiamo la mail del destinatario, possiamo anche aggiungerne altri. Aggiungi fino a massimo di 3 indirizzi email o in alternativa apri il menu accanto al pulsante trasferimento per creare un link. Comunque adesso vi faccio vedere il modo per mandarle con via mail. Qui posso aggiungere una seconda mail e una terza. Qui la mia mail per inserirla, per capire se a chi ho mandato la mail ha scaricato il file. Quindi io adesso metto una mia mail personale. Poi qua il messaggio possiamo mettere: guarda le mie foto. E facciamo trasferisci. Allora, il trasferimento del file dipende tanto di che connessione si ha a disposizione. Più la connessione è alta, più è veloce l'invio del file. Se si ha una connessione bassa, l'invio del file diventa più lungo. Quindi, mettiamo al caso, se vogliamo caricare un file di 900 mega, se abbiamo in casa la fibra ottica, la velocità di trasferimento è elevata. Se abbiamo una connessione ADSL normale, automaticamente il tempo di carico del file sul portale diventa solo un po' più lungo. Comunque dipende molto la connessione che si ha per l'invio del file. Comunque qua,
Hai finito, la mail per il download è stata inviata, per il trasferimento sarà disponibile per 7 giorni. Adesso io vado ad aprire la mia mail. Come vedete, a me mi è arrivata la mail da WeTransfer, dall'altra mia mail. Mi dice che ho due file da scaricare per un totale di 2,92 mega. E è stato fatto il 14 aprile. Io, se faccio Get Your File, mi riporta al portale di WeTransfer, faccio scarica e lui in automatico mi ha scaricato le... Adesso io vado ad aprire la mia cartella del download e come vedete ho la mia cartella piccolina con dentro le due schermate che ho inviato. È molto molto veloce e semplice il WeTransfer. C'è un altro sistema per mandare i file, sempre con WeTransfer. Adesso ritorniamo sul nostro portale. Se noi vogliamo mandarlo non via mail, quindi arriva la mail alla persona, clicca, scarica, file, si può anche creare un link. Questo link, si ottiene un link per il trasferimento, è molto facile. Si fa, ottieni un link, aggiungiamo il file, mi stavo dimenticando. Come vedete io posso fare così, scusate, aggiungi un file. Mi raccomando, se fate sul più aggiungi il file, se fate sotto dovete aggiungere una cartella. Comunque ottieni un link, lui carica il file. Ok, questo è il link che mi ha dato. Io, se lo prendo e lo copio, lo posso mandare via mail o via messaggio, via WhatsApp. Ci sono molti modi per mandare questo link. Calcolate che non è un file. Quando a me mi arriverà il link, semplicemente io da browser prendo il link che mi è arrivato via messaggio, via mail, lo copio, lo incollo sul browser, faccio invio e io automaticamente sono indirizzato alla pagina di WeTransfer dove scaricare il file. Se io faccio così, come vedete, io ho scaricato il file. Io spero di esservi stato di aiuto per questo tutorial di WeTransfer. Se avete qualche domanda, fatemelo sapere come sempre nei commenti. E vi saluto e ci vediamo nei miei prossimi tutorial di applicazioni da PC e cellulare. Ciao ciao! Thank you.